visto che nel Cook è previsto un mosaico di parchi che va da attorno a circa 3 km quadrati sul terzo della città di Catoria, e quali sono ovviamente gli iter che potrebbero portare alla realizzazione di un parco urbano, o come spesso lo ama chiamare l'architetto napoletano, un bosco per la città di Catoria. Prego. Procedimenti amministrativi, ma dall'altro anche per inserire questo programma in un discorso più organico.
qualcosa che prima del Documento 2011 non c'era. Quindi si è trattato di cogliere l'occasione per redigere uno strumento urbanistico, se volete, più moderno o comunque più coerente con l'ultima generazione di norme. La Campania arriva con l'ultima rispetto a queste norme, perché la sperimentazione sui piani strutturali operativi in Italia si fa da circa 20 anni, 25 anni. Quindi sarebbe stato un peccato fare uno sforzo e arrivare a un PUC redatto secondo vecchi schemi e diciamo che ha mostrato delle criticità a governare e a descrivere le complessità della città. Adesso voglio passare la parola a Enrico Formato, che è uno dei professionisti che ci ha aiutato, soltanto sul piano strategico indicare quali sono le peculiarità di questo piano, perché ovviamente noi pensiamo di organizzare qualche altro incontro più meramente tecnico nel periodo magari della pubblicazione, anche per aiutare i cittadini a redigere le osservazioni. Organizzeremo in modo tale da dare un ausilio anche settimanale con un ufficio per i cittadini. Al momento abbiamo strutturato un piccolo blog molto artigianale fatto da noi in ufficio, dove sono reperibili e scaricabili tutti i documenti che abbiamo.